Ed ora apriamo la pagina di sport parlando di calcio, in particolar modo di Serie C. Questa mattina è stata ufficializzata la composizione dei gironi. Pescara e Teramo giocheranno nel gruppo B, alle 19 invece ci sarà il sorteggio dei calendari. Allora, per farci raccontare tutto, qui in studio con noi abbiamo il collega Massimo Profeta. Massimo, buongiorno a te. Allora, dici tutte quelle che sono le novità in questo senso. Buongiorno a te, a tutti gli amici in visione e all'ascolto. Anna, sì, hai detto già nella premessa perché è stata ufficializzata la composizione i gironi, i tre gironi del prossimo campionato di Serie C. Nessuna sorpresa, va detto da subito, perché è stato adottato il criterio orizzontale dal punto di vista geografico. Eccole qui le squadre, i tre gironi in grafica, ringrazio la regia. Naturalmente Pescara e Teramo nel girone B, come da previsioni. Le squadre: Ancona Amatelica nel girone B, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, che è una delle formazioni ripescate, Modena, Montevarchi, Olbia, Pescara, appunto, Pontedera, Reggiana, Siena, altra formazione ripescata, Teramo, Virtus, Entella, Vis, Pesaro e Viterbese. C'è una X, come potete vedere, perché in attesa del ricorso presentato dal Fano al Collegio di Garanzia del CONI, che si pronuncerà domani. In caso di bocciatura, la 20ª squadra sarà del girone B, la Pistoiese. Alle 19 il varo dei calendari, come annunciavi tu, Anna, in diretta su Rai Sport. Mi piace anche ricordare questa curiosità, perché 4 anni fa fu scelta come sede l'Aurum di Pescara, allora presidente della Lega Pro era Gabriele Gravina, e i calendari furono svelati in diretta proprio su Rete 8 Sport. Si partirà nel weekend dal 27 al 30 di agosto, la prima giornata, tutte le gare della prima giornata. È stato evitato quindi il girone C, dove insomma ci sono club di in dubbio blasone: il Bari, il Catania, il Palermo, l'Avellino, il Catanzaro, il Foggia di Zeman, e poi anche la CR Messina e il Taranto, che sono tornate tra i professionisti. Questo per quanto riguarda la composizione dei gironi. Direi di fare il punto anche sul mercato, Anna, perché la notizia di oggi, questa mattina, sono state definite due operazioni in uscita, ovvero quella relativa a Borrelli, classe 2000, in prestito secco al Monopoli, che milita, appunto, militerà nel girone C del campionato di Serie C, e quella invece di Belloni, argentino classe 2001, che è stato girato con la stessa formula all'Imolese. Dunque Imolese nel girone B incrocerà proprio il Pescara. C'è l'esigenza, naturalmente, la necessità soprattutto di sostituire e rimpiazzare Vincenzo Fiorillo, che ha lasciato il Delfino dopo 7 stagioni, 224 presenze, ha firmato un quadriennale con la Salernitana, neopromossa in Serie A, la Salernitana F. Fabrizio Castori. L'obiettivo numero uno è Mirko Pigliacelli. Si tratterebbe, usiamo il condizionale quanto mai di rigore, di un ritorno. Già infatti indossato la casacca del Pescara nel 2013-2014 con poca fortuna, e poi nel 2017-2018. Attualmente milita nel Craiova, squadra di Serie A rumena, l'Università di Craiova, da 3 stagioni. Domani è previsto un vertice col suo procuratore, cioè tra Sebastiano e il procuratore Danilo Carabello, per cercare di trovare la quadra sull'ingaggio. Poi bisognerà, una volta trovato l'accordo sull'ingaggio, bisogna cercare di trovare l'intesa con il proprietario del club rumeno, che ha investito dei soldini, insomma, per acquisire le prestazioni di Mirko Pigliacelli, prelevandolo 3 anni fa dalla Pro Vercelli e tirando fuori 400.000 euro. Le alternative in questo momento sono Di Gennaro, che Auteri conosce molto bene, attualmente svincolato, classe 1993, non ha bisogno di presentazioni, lo conosce bene Auteri perché lo ha allenato a Catanzaro nel 2019-2020. L'altro portiere invece monitorato è Dini, classe 1996, lo scorso anno ha giocato prima ad Avellino, poi soprattutto a Padova, 8 presenze, e di proprietà del Parma. Ma il suo agente, che abbiamo contattato nella giornata di ieri, Michelangelo Minieri, ci ha detto che non è stato ancora chiamato dal Delfino per questa trattativa. Sembra perdere quota invece la candidatura del pescarese Alessandro Iacobucci, classe 1991, svincolato nell'ultimo triennio, ha militato nel Frosinone. Per il ruolo di terzino sinistro, se parte Nzita, può arrivare Luca Germoni, classe 1997, assistito anche lui, anch'egli come Pigliacelli, da Danilo Carabello, scuola Lazio.
nell'ultima stagione ha giocato poco, soltanto 28 minuti nella Reggiana in Serie B e poi è andato a Como, ne ho promosso in Serie B negli ultimi 6 mesi, è stato frenato da un grave infortunio di natura muscolare, però anche qui stiamo parlando di un giocatore, sicuramente di un buonissimo giocatore che ha fatto la B a Terni, ha militato anche nel Parma, nel Perugia, ha vinto un campionato di Serie C nella Juve Stabia nel 2018-2019 e sempre nella Juve Stabia ha giocato l'anno successivo in Serie B. Queste le notizie di mercato, tra l'altro facendo un riepilogo tra entrate ed uscite, perché è chiaro che questo, Anna, è un mercato, quello del Pescara, all'insegna della rivoluzione. Allora, in entrata finora sono 11 le operazioni ratificate, o meglio 10, un'altra sta per essere ratificata, quella di Ingrosso, difensore centrale classe 89, trascorso in Abruzzo dal 2012 al 2014 all'Aquila. Auteri lo conosce bene perché lo ha allenato a Matera nel 2016-2017, arriverà domani, percorso inverso, andrà a Pisa Sec, giovane attaccante molto promettente classe 2004 che lo scorso anno si è messo in evidenza nella primavera di Iervese. Quindi le operazioni in entrata, se consideriamo anche quella di Ingrosso ormai imminente, sono Zappella, Cancellotti, Janes, Rasi, Pompetti, Ferrari, Dursi, De Marchi, Frascatore e Marilungo. Per quanto riguarda le uscite sono già 9: Scognamiglio, Masciangelo, Crecco, Bonino, Sorensen, Fiorillo, Elisalde, Borrelli e Belloni. Queste due operazioni sono state definite. Borrelli, ripetiamo, in prestito secco al Monopoli con la stessa formula, l'argentino Belloni al Limolese.